completamente nudo, senza seduta, senza guida da remoto, senza gabone, però era in buono stato. Vi faccio vedere i lavori che ho fatto. Ho sollevato lo specchio di poppa con questa trave, questo era un paramezzale di un altro gommone, quindi ho disegnato in questo modo, fa anche da paraschizzi. Poi ho rinforzato lo specchio con questa parte sempre di legno marino. Poi ho realizzato da zero questa seduta che si apre al contrario, a me piace così. Questo sempre mogano e rovere. Poi abbiamo fatto un impianto stereo, vedete, quindi casse nautiche, amplificatore. Un bellissimo volante Savoretti, un Made in Italy. Poi ho realizzato, acquistando appunto questi raccordi e i tubi, questo dentalino tutto in acciaio inox. Poi ho realizzato questo gavone, vedete, si apre in questo modo, e in più all'interno vi è il gavone originale, dove ci sono le dotazioni di bordo, mentre qui ci si possono mettere tutto ciò che riteniamo opportuno durante una navigazione. Eccoci qui. Questo è un 4 metri, esattamente un 4 metri di tutto rispetto, ovviamente ghiglia in vetroresina, materiale in neoprene e scaletta. Questa scaletta acquistata in Calabria, molto molto carina ed efficace. Rigorosamente inox, molto comoda sia per l'utilizzo che per il posizionamento. E niente, questo ed è molto spazioso. Vi garantisco, avendo distribuito in questo modo, abbiamo la fortuna di avere un incastro per il serbatoio, quindi non ho avuto la necessità di posizionarlo dentro il sedile. E niente, questo è il lavoro. Ciao a tutti e buon mare a tutti. Ciao ciao.